L'endoscopia digestiva è una tecnica non chirurgica che ci consente di esplorare il tubo digerente dal suo interno. Le tecniche di endoscopia digestiva più frequenti, più utilizzate, sono la gastroscopia o esofago-gastroduodenoscopia, che ci consente l'esplorazione del tubo digerente superiore, in particolare dell'esofago, dello stomaco e del duodeno, e la colonoscopia, che ci consente appunto l'esplorazione del colon retto, ma anche dell'ultimo tratto dell'intestino tenue, quello che noi chiamiamo ileo terminale. L'endoscopia digestiva si avvale quindi di strumenti che, soprattutto gli strumenti di ultima generazione, sono strumenti in alta definizione e ci consentono appunto l'esplorazione con grande dettaglio e precisione di anche minime anomalie presenti all'interno del tubo digerente. Le tecniche sono abbastanza standardizzate, vengono effettuate dopo somministrazione di una sedoanalgesia per rendere più confortevole l'indagine, ma anche per quello che riguarda la gastroscopia di un anestetico locale che viene solitamente spruzzato in gola prima dell'indagine. Gli strumenti funzionano in questo modo. Fondamentalmente abbiamo una telecamera alla punta dello strumento che registra praticamente, convoglia le immagini attraverso delle fibre ottiche a un processore. Il processore convoglia chiaramente le immagini al monitor e noi possiamo quindi esplorare. Gli strumenti di ultima generazione, oltre a essere chiaramente flessibili, hanno appunto alcune caratteristiche, quelle di poter, attraverso l'alta definizione, valutare con grande dettaglio le alterazioni a carico della mucosa. Oltre a questo, noi abbiamo anche la possibilità di utilizzare delle tecnologie un po' più avanzate, come la magnificazione o addirittura, come in questo strumento, quello che noi chiamiamo narrow band imaging, cambiando il fascio di luce dello strumento, riusciamo a mettere più in dettaglio alcune anomalie che ci sembrano dover essere esplorate un po' più in dettaglio. Entrambe le tecniche vengono svolte appunto dopo la somministrazione di una sedoanalgesia e vengono svolte con il paziente in decubito laterale. La gastroscopia diagnostica solitamente è un esame abbastanza breve. La colonoscopia necessita chiaramente dei tempi di esplorazione più lunghi perché il colon ha una lunghezza sicuramente superiore rispetto a quello del tubo digerente superiore entrambi gli esami sono molto ben tollerati, soprattutto per l'utilizzo appunto della sedoanalgesia. Noi possiamo distinguere l'endoscopia digestiva in diagnostica e interventistica o terapeutica. Fondamentalmente l'endoscopia digestiva diagnostica permette l'esplorazione appunto del tubo digerente e la valutazione di eventuali anomalie. Attraverso anche un canale operativo che è posto in ogni endoscopio, noi riusciamo quindi poi a fare delle biopsie e questo perfeziona appunto il quadro diagnostico della situazione appunto presente nel paziente. L'endoscopia digestiva invece terapeutica o interventistica si avvale di tutta una serie di tools o comunque di materiali che ci permettono proprio di intervenire sul paziente e noi lo facciamo solitamente per sanguinamenti attivi. Se un paziente ha un'emorragia digestiva perché un'ulcera sta sanguinando, noi possiamo trattarla utilizzando ad esempio o delle terapie iniettive oppure addirittura effettuando quella che noi chiamiamo emostasi meccanica, ovvero possiamo utilizzare delle clip metalliche per chiudere i vasi che chiaramente stanno sanguinando. L'endoscopia digestiva interventistica è molto importante, ad esempio per quello che riguarda il colon. In particolare la colonoscopia viene molto utilizzata per quello che è lo screening del cancro del colon retto e questo ci permette di identificare ad esempio delle lesioni premaligne che noi chiamiamo polipi adenomatosi o adenomi e la cui rimozione chiaramente toglie il rischio di ulteriore sviluppo verso il cancro del colon. Questo chiaramente è un altro esempio di endoscopia digestiva interventistica perché attraverso la polipectomia endoscopica
endoscopica, noi interveniamo sul paziente ed evitiamo la progressione verso il cancro del colon.